Siamo a Bruca, stiamo avviando finalmente i lavori di asfalto per le strade di Capodorlando. Voi sapete che a Bruca c'era stato un problema particolare nel mese di dicembre, quando, con le forti piogge, perché il torrente sottostante era esondato, determinando dei problemi. E così come io già avevo avuto modo di dire a fine gennaio, abbiamo avviato quei lavori che erano previsti di riasfaltare e risistemare il cunettone. Il cunettone è già stato risistemato, adesso asfalteremo tutta la strada e proseguiremo poi con tutte le altre strade, così come si può vedere anche nell'atto deliberativo, perché quest'anno l'amministrazione ha fatto una cosa importante, nel senso che nell'atto deliberativo sono state inserite tutte le strade che verranno asfaltate in maniera che i cittadini possano vederlo. Dopodiché, dopo questa fase, ne avvieremo un'altra con altro asfalto, perché finalmente, avendo sistemato la situazione dei bilanci, possiamo operare. Oggi, peraltro, stiamo anche togliendo i tronchi delle palme per andarle a sostituire. Importo dei lavori? Qui sono 170.000 euro intanto previsti per il rifacimento di strade all'interno del comune di Capodorlando, altri 30.000 euro sono per la risistemazione del verde pubblico. Aggiungo anche che i lavori dei corpi illuminanti sono stati avviati già da 20 giorni, è stata sistemata la consolare antica, è stata sistemata la drazzera marina, adesso si sistemerà la nazionale e in più sono stati già avviati tutti i piccoli lavori per la sistemazione dei corpi illuminanti nelle contrade e nel centro.